Progetto lo quando, per una community più pulita. Prima di passare al discorso voglio ringraziare tantissimo Capobastone per avermi ringraziato e citato nel suo video in merito a Bomber 2001. Guardate quel video se volete. Merita tantissimo. Sei uno youtuber fantastico e speciale. Ti stimo bro. Grazie di cuore. Prima o poi vorrei entrare in una live dove ci sei tu. Sei un grande. Ora non sense mod set on. Ciao a tutti raga, sono RKPO Alex e oggi vorrei parlare un po' con voi in merito a quanto è come la massa ci stia prendendo tanto per i fondelli. Spieghiamoci. Come primo riferimento vorrei parlare di cuffie. Sì, cuffie. Quali preferite? La massa dice, oh, guardate, le cuffie migliori sono quelle che hanno bassi fighissimi. Ma siete proprio sicuri sicuri che quello che ha prodotto quella determinata musica o video voleva proprio che saltassero fuori dei bassi in quel modo? Una cosa è certa prendiamo come riferimento le beats. Un bel design. Hanno buoni bassi, ok. Certi vogliono e apprezzano i bassi in risalto. Perfetto. Ma comunque distorcono il suono. In concorrenza ci sono delle cuffie chiamate lineari, che non distorcono il suono. Lasciano il suono in output così com'è. E costano la metà rispetto alle beats. Saranno meno belle, ma hanno l'audio che è quello che deve essere. Passiamo adesso alle canzoni, alle musiche. Ci sono certe canzoni di adesso tipo di Big Bear che hanno suoni della chitarra, tromba e così via. Siete proprio sicuri che siano suoni rispettivi a tromba, piano e così via? Quei suoni sono fatti da sintetizzatori. C'è chi si spacca il culo per portare la vera musica creata da zero e viene sostituita con quella elettronicizzata. Non ho assolutamente nulla, nulla contro quella fatta elettronicamente, ovviamente, mi piace, la adoro, ma volevo render noto che su certi artisti i suoni che sentite non sono effettivamente reali. Fanno praticamente ironicamente la musica con due dita. C'è un artista, un musicista, però, che si chiama Ed Sheeran, dove lui canta e suona contemporaneamente. Oppure. Pigliamo come esempio anche il festival di Sanremo o altri eventi. Qui le voci cantate vengono modificate. Vediamo chissà come. Er capo Alex.